migliorente. Stavo guardando qui su, vabbè, indiscrezione della stampa inglese. Vabbè, buona. Vabbè, io lo dico. No, infatti. Io dico anche buona. Giustamente, tu che conosci. Allora, c'è indiscrezione della stampa inglese. L'attaccante ventenne, che sarebbe Alcacer, sì, è stato avvicinato, vabbè, anche dall'Arsenal, dal Liverpool, ma i bianconeri, quindi la Juventus, potrebbero sbaragliare la concorrenza inserendo Llorente nella trattativa. Quindi, per arrivare a Paco Alcacer del Valencia, considerato uno dei più promettenti bomber d'Europa, appunto anche Liverpool e Arsenal sembrano sulle sue tracce, la Juve potrebbe addirittura inserire nella trattativa Fernando Llorente. Sembra un po' azzardato, no? Guarda, cosa dici tu? Il discorso è questo: la Juve sta cercando dei ragazzi che abbiano ovviamente delle doti tecniche, oltre che morali, se no alla Juve non ci arrivi, importanti per costruire qualcosa che poi resterà nel futuro. Certo. Per cui hanno cercato di portare a Torino Morata, quello del Real Madrid, del 21enne del Real Madrid, sì, che è inseguito anche da Inter e via dicendo, che però giustamente Ancelotti non vuol mollare perché gli potrebbe benissimo servire. Certo. A Valencia c'è Paco Alcacer, che è un ragazzo interessantissimo, mm-hmm, però deve ancora dimostrare tutto. Chiaro. Cioè, a 20 anni, 21 anni. Sì, 20 anni. Ecco, 20 anni. 20, ne farà 21 ad agosto. Ecco, diciamo 21, sì, è un ragazzo appunto che è così, sulla rampa di lancio, però deve dimostrare di reggere la pressione, di saper cosa fare nelle grandi partite, di vedere che razza di testa ha. Certo. Se uno ha la Icardi, alla Balotelli oppure no, cioè, esatto, voglio dire, tu sai chi hai, cioè chi lascia la strada vecchia per quella nuova, cioè, voglio dire, Llorente non è un ragazzino, perché guadagneresti a livello, come posso dire, età, guadagni 6-7 anni, sì, però hai visto che Llorente funziona, esatto, vale la pena svenarsi per... Bisogna vedere poi se deve svenarsi oppure no. In realtà non lo so, nel senso che comunque Llorente è arrivato a zero, quindi sarebbe probabilmente una plusvalenza, non lo so. Assolutamente. Quindi penso proprio che vedremo se la Juventus guarderà più l'aspetto economico o... Ma dico, questo qua ha 21 anni, se ti rende questo qua te lo tieni di 10 anni. Questo è vero, dire, ma cercare di prenderlo senza dover per forza dar via Llorente. Anche perché, adesso parliamoci chiaro, in attacco chi rimane adesso? Allora, l'idea era Tevez e Llorente fissi, sicuri. Sugli altri tre, Giovinco l'abbiamo detto, adesso parleremo ancora di lui, ma Osvaldo a questo punto onestamente non so. Leggevo oggi che forse potrebbe chiedere il rinnovo del prestito. Ci può stare. Forse inizia, come ha detto Conte, dice, iniziando la preparazione con noi, cioè quindi dall'inizio, diciamo, della stagione. Quindi lui comunque... Penso che potrebbe dire sì a un rinnovo del prestito. Comprarlo, francamente, non credo proprio. Una cifra da 17 a 19 milioni da dare, esatto, a Southampton non passa manco per la, esatto, testa. Esatto, lì deciderà probabilmente Southampton, nel senso che se avranno altri acquirenti diranno ciao alla Juve. Certo. Siamo sempre lì, bisogna vedere anche il giocatore. Ma infatti è molto deluso sto ragazzo. Sì. Ma non come comportamenti, che non ha fatto assolutamente niente, ma proprio come senso del gol, come vedere la porta e via dicendo. Sì, Pensavo meglio, onestamente. E quindi quello è una cosa. Poi, quindi vabbè, Osvaldo non si sa, grande punto interrogativo. Vucinic e Quagliarella invece sicuramente Vucinic via. Vucinic e Quagliarella danno via, per cui quindi il reparto davanti sarà... 2-3 con Giovinco, se rimane, sempre giustamente col discorso che hai fatto prima. Sì, ma anche rinnovare, quindi, non è mica sbagliato. No. Tu porti a Torino uno tra Morata e Paco Alcacer, ragazzi, hai un bel, certo, un bel futuro davanti. Assolutamente. Eh?